Un saluto da parte di Federico Zancan e Marco Del Vecchio. È la 16ª giornata del campionato di Serie A, Cesena-Inter. L'Inter vuole proseguire nel suo momento positivo, 4 vittorie nelle ultime 5, ma attenzione al Cesena che è pure in condizione, 3 vittorie nelle ultime 4. Il cross di Cambiasso è un tiro in realtà, con Antonioli che ha una buona reattività, con i pugni mette in calcio d'angolo. Maicon, apertura per Nagatomo che va in porta a cercare il terzo gol consecutivo. Il pallone è alto, non di molto. Candreva in porta, Giulio Cesare in difficoltà. Obi, tanti errori dell'Inter dovuti anche all'aggressività del Cesena. Qui ne arriva un altro, Guana in campo aperto, chiama il pallone Mutu. Guana, lo serve con ritardo, viene stoppato, ancora Guana. Eder carica al destro, stoppato da Obi, l'Inter si salva, una situazione pericolosissima. Parolo con il sinistro, Giulio Cesar, palla per Ceccarelli che viene stoppato, poi Mutu arriva sul pallone ma viene fermato, Lucio in area. Parte Maicon, Antonioli non ci arriva, Ranocchia porta l'Inter in vantaggio al 18° minuto, Andrea Ranocchia. Si sblocca la sfida del Manuzzi, il cross di Maicon e di testa Ranocchia segna il primo gol stagionale, Inter in vantaggio. Campo del Genoa, Candreva sul secondo palo, arriva Lauro Ghezzal, Giulio Cesar, fantastica parata a negare il pareggio del Cesena. È finita con la vittoria dell'Inter, la terza consecutiva, continua la rincorsa dei nerazzurri che passano grazie al gol di Ranocchia. Siamo contenti veramente, era una partita difficile, in un campo diciamo un po' diverso, la erba è diversa, però ancora una volta ci abbiamo messo il cuore, abbiamo giocato bene, abbiamo difeso molto bene. Penso che ogni partita quando tu riesci a acquistare una vittoria, la fiducia piano pianino ritorna, è importante.